progetto 4F ci ha visti coinvolti in qualità di responsabili della comunicazione e disseminazione, con l'obiettivo appunto di promuovere gli obiettivi e i risultati del progetto, nonché di supportare un efficace coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Come hanno sottolineato tutti i relatori precedenti, la comunicazione scientifica riveste infatti un ruolo estremamente importante, soprattutto in un settore di nicchia quale è l'acquacoltura. Infatti, l'obiettivo primario della ricerca scientifica è quello di generare conoscenza, da cui la società possa effettivamente trarne beneficio. Risulta quindi estremamente importante saper comunicare i risultati della ricerca a un pubblico molto eterogeneo, composto sì, cioè non solo da esperti del settore o scienziati, ma anche da società civile, policy makers e pubbliche istituzioni. Questo con il fine ultimo di non lasciare spazio al proliferare di cattiva informazione o come sono conosciute le fake news, che sono appunto delle notizie false che sono volutamente diffuse con l'intento di andare a manipolare l'opinione pubblica, influenzandone la formazione delle nostre opinioni e di conseguenza anche le nostre scelte d'acquisto come consumatori. In questa slide, infatti, ho voluto riportare i settori più colpiti dalla cattiva informazione e possiamo notare, infatti, che gli argomenti della scienza e della tecnologia sono al secondo posto e, infatti, rappresentano un terreno molto fertile per la nascita delle fake news. Le conseguenze delle fake news concorrono anche ad alimentare quella che è la web reputation di un determinato argomento, ossia la reputazione online rispetto a un determinato, a uno specifico argomento, costituita dalla percezione che gli utenti, hanno rispetto a quell'argomento. Qui ho riportato, solo alcune delle notizie che si possono reperire sul web rispetto agli allevamenti ittici e all'acquacoltura, ossia si pensa che comporti un inquinamento delle risorse idriche, impatti negativi sul paesaggio, sugli stock ittici naturali e diffusione di parassiti e malattie. Quindi le conseguenze della cattiva informazione portano alla creazione di un danno lungo tutta la filiera, a partire dal produttore, per poi ripercuotersi sul consumatore finale, andando a influenzare il suo processo decisionale, e quindi il consumatore deciderà o meno se comprare un determinato prodotto in base alle informazioni a cui è esposto. Esiste una pratica, che è la pratica del debunking o demistificazione, che attraverso la quale le informazioni false, esagerate o antiscientifiche vengono messe in dubbio e smentite sulla base di metodologie scientifiche. Questo perché non è possibile, limitarsi a etichettare una fake news come sbagliata, ma l'obiettivo è quello di fornire delle informazioni sempre nuove e soprattutto credibili. Esiste infatti questo manuale, il manuale della demistificazione, che in cui è riportato passo passo in che modo è possibile smentire in modo scientifico una fake news. Noi appunto, ho cercato di riportare in questa slide il processo del debunking in sintesi, cioè ciò che è efficace, ciò che non è efficace. Innanzitutto è necessario verificare le fonti, i dati, andando a controllare la letteratura scientifica. Keep it short and simple, quindi usare delle frasi brevi, un linguaggio semplice, non antiscientifico. Utilizzare molti grafici. Quello che è stato visto non efficace è l'avanzare troppe argomentazioni o utilizzare un linguaggio sensazionalistico, addirittura commenti sprezzanti, o sottolineare la demistificazione in caratteri cubitali. Noi abbiamo proposto un'attività pratica di debunking ai giovani ricercatori che hanno partecipato all'Acquacultura Summer School che abbiamo organizzato ad Alghero nel giugno del 2019, appunto nel contesto del progetto 4F. Abbiamo chiesto ai giovani ricercatori di svestirsi dai loro panni di ricercatori e provare a
smentire delle informazioni ingannevoli che circolano quotidianamente nel campo dell'acquacoltura e quindi di elaborare degli articoli di smentita. Il prodotto è questo ebook, Strumenti e metodi di debunking, che è anche disponibile sul sito di Ager 4F, al link che ho riportato qui sotto, e che contiene appunto in dettaglio l'attività pratica che è stata svolta e la raccolta degli articoli dei ricercatori. Qua ho voluto sintetizzare tutte le attività di comunicazione e disseminazione che sono state portate avanti in tutti questi anni, ossia sono stati pubblicati oltre 56 articoli divulgativi e oltre 20 pubblicazioni scientifiche. I partner di progetto hanno partecipato a oltre 30 seminari, congressi, convegni di taglio nazionale e internazionale in qualità di relatori, presentando oltre 10 poster. Il progetto ha puntato moltissimo sul coinvolgimento dei giovani ricercatori, appunto, nelle attività di ricerca attraverso tesi di laurea, tesi di dottorato, nonché ha erogato moltissimi corsi di formazione, webinar, video lezioni e interviste che sono tutte disponibili sul canale YouTube di Italbiotech. Come ultima attività abbiamo elaborato questa guida per gli acquacoltori per il settore mangimistico che racchiude un po' la sintesi di tutti i risultati più significativi ottenute dall'attività di ricerca. Il documento vuole avere l'obiettivo di incoraggiare potenziali acquacoltori o persone che operano nel settore mangimistico ad adottare formulazioni sempre più sostenibili sia a livello ambientale sia a livello economico e ponendo sempre maggiore attenzione alla salute e al benessere delle specie ittiche. Questo documento sarà reso disponibile al termine dell'evento domani sul sito di Ager 4F.